La raga, rieccoci su Black Clover Mobile. Allora, sono usciti i nuovi banner doppio rate up di Lictaraya e di Vettoe Fana, che onestamente, Madonna, Fana la vorrei giusto per collezione, insomma, ma mi sa che non sarà così. Vi dico un po' qual è il mio piano per le pull e come mi voglio muovere su Black Clover per i prossimi banner, anche visto l'arrivo del banner di Noelle quando sparisce il banner attuale di Mimosa, Yami e Asta, no? Che deve uscire la Noelle rossa, la famosissima, insomma. Adesso, la cosa interessante è che siamo in un momento dove l'arena è piena di team blu, perché ovviamente c'è la situazione dove tutti stanno formando il dungeon rosso per il gear, e quindi tutti utilizzano Lotus, Mars, Yami blu, Charmy, non lo so, insomma, c'è parecchia roba blu, no? Se cioè, io vado in arena adesso, per ora, e adesso sono Challenger 2 al momento, che c'è il rank per salire, insomma, quindi è un po' abbastanza il massimo che posso raggiungere, ma se vado a vedere qualsiasi persona, vedete che bene o male mi troverò tutti con Lotus, Mars, Yami, eccetera, 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 ok? Quindi a prescindere da qualsiasi cosa vedo, triplo blu. Ok, qua c'è solo Lotus, questa è la prima volta che lo vedo, 4 blu, insomma, c'è tanta presenza di blu, ok? Quindi questi nuovi banner cadono un po' molto bene anche per contrastare facilmente eventualmente questi team blu per avere il verde. Poi dall'altra parte c'è anche un'altra situazione, ovvero dove magari la gente inizia a mettersi il verde per contrastare il blu e allora tu comunque hai magari il tuo Asta rosso, hai lo Yami rosso che c'è adesso o comunque poi uscirà Noelle rossa, no? Quindi si creerà un po' questo bilancio di elementi, chiamiamoli così. E quindi poi mi piace l'idea di avere sempre qualcosa per contrastare il nemico che incontro in arena, soprattutto pian piano che andiamo avanti, anche perché poi l'arena diventa uno dei migliori modi per farmare gemme, effettivamente puoi farmare pool, no? In quel senso lì, e non è neanche una cosa complicata, non la vedo troppo negativamente, non è che mi interessa essere nella top 100, insomma, perché sapete com'è, insomma, è comunque un gacha, quindi il fattore magari a pagamento a volte si sente, ma non è nemmeno vero in realtà, e perché comunque, vi faccio un esempio, ok? Adesso abbiamo i banner di Lictaraya, e io onestamente almeno uno dei due o entrambi vorrei provare a prenderli, quindi la cosa migliore che penso da fare in questo banner sia buttarci un 30, 40, 50 pull, una cosa del genere, vedere se esce qualcosa, se non esce niente mi arrangio perché vorrei tenermi qualcosa per eventualmente il banner di Charmy e Noelle che deve uscire il 19. Ma comunque, mi piacerebbe riuscire a buildarmi anche un team verde, non solo per l'arena, quell'arena era un esempio, ma anche perché magari escono altre modalità, tipo raid, boss, robe di Gilda, qualsiasi cosa sia, che richiedono l'elemento verde. E io al momento di verde, oltre a Mimosa, che ringrazio di avere, chiaramente, tra l'altro ho due copie di Mimosa, quindi ce l'ho come una stella, insomma, mi piacerebbe avere anche un team verde, no? Comunque, per quanto riguarda il discorso stelle, personaggi, pool di Noelle, eccetera, eccetera, c'è un'altra cosa da dire, ovvero che non serve per forza tenersi 3000 pur per pullare in un banner come quello di Noelle per avere più copie di Noelle, ad esempio, ok? Ora, cioè, reputo sia bisogno di avere più copie di Noelle? No, magari ne parleremo quando esce Noelle, ma comunque se qualcuno dice, ok, mi voglio tenere 400 pull per quando esce Noelle, così gli faccio le costellazioni, eccetera, eccetera. In realtà non ne hai veramente bisogno perché in game ci sono modi per. Penso di poterlo vedere qua. No, non qua, qua. No, non qua, qua. Scusate, penso ci siano modi in game di costellare i personaggi con questi oggetti qua, no? Quindi Versatile Mage Piece, questi qua praticamente scegli un SSR che vuoi tu e gli dai un enhancement, una costellazione, che okay? Adesso per spiegarci cosa stiamo parlando, facciamo finta che io qua sto prendendo, dico ok, ho Asta rosso limited che non c'è modo di trovare altre copie se non quando c'è il suo banner, eccetera, eccetera. In realtà, se io ho uno di questi pezzi qua, come vedete, ne ho già uno, posso aumentargli volendo una costellazione e tirare solo. Le chiamo costellazioni perché comodità, ok? Eidolon, costellazioni, in base a che gioco giocate, insomma, che vedete voi. Quindi, in realtà, non serve tirare su 300 pull su un banner, eccetera, eccetera, neanche per trovare la prima copia, in realtà, perché poi ogni season abbiamo una chiave, sempre da qui, tra l'altro, abbiamo una chiave per poi scegliere, selezionando il personaggio che vogliamo da quei banner, quindi non vi stressate troppo. Ogni stagione, quando esce un banner season, tipo questo qua, che c'è adesso di Yami, Asta, Noelle,
va bene. Yami Asta Mimosa, potete sempre scegliere voi quale PG prendere e poi avete modi in game di aumentargli le costellazioni o comunque prendere più copie, ok? Quindi non vi stressate troppo sul devo tirare 4 miliardi di pool su quel banner lì. So che molti di voi stanno aspettando altri personaggi tipo Julius eccetera eccetera, che ci sta tranquillamente, però c'è tempo di accumulare. Quindi io un team verde di base me lo farei. Adesso la cosa interessante di questi due qua è che Raya è tremendamente forte, un ottimo attacker, fa veramente tanti danni e ha modi di copiare buff agli avversari, che potrebbe essere una cosa ottima sia in PvE che in PvP, onestamente. Quindi è qualcosa di, è una meccanica abbastanza carina, quella di copiare i buff in base a se hai dei buff fai più danno, e quindi è abbastanza interessante. Tra l'altro la OE combinata con Licht è tremendamente forte, eh? È molto interessante il discorso che si aumentano i danni quando fanno la combinata, sono un moltiplicatore abbastanza assurdo, tutte e due messi insieme, insomma, quindi potrebbe essere una cosa bella trovarli tutte e due per fare un team verde, però principalmente mi interesserebbe trovare Raya, giusto per avere un buon DPS verde, un veramente buon DPS verde, Mimosa come healer, e poi se avete Rades col verde siete a posto, insomma, ok? Quindi sicuramente inizia a diventare interessante, quindi mi interesserebbe trovare Raya in queste famose 30, 40, 50 pull che faccio, e mi interesserebbe se trovo anche Licht, bene, e se trovo solo Licht, va bene. Insomma, per le carte non le trovo molto utili, e oddio, non fanno schifo, sono assolutamente buone, perché comunque accuracy non è il massimo del bonus che vorrei qua in una passiva. Magari accuracy praticamente ti permette di non farti bloccare gli attacchi quando attacchi un nemico, ok? Quindi riduce la chance che il nemico ti blocchi gli attacchi. Non è esattamente come ignorare la difesa, semplicemente ignorare la possibilità di blocco del nemico, vedetela così. Non so se mi sono spiegato. E poi abbiamo quella di Raya invece, che ti aumenta attacco e crit rate, che non è male. È quella di Licht, scusate, che ti aumenta attacco e crit rate, che non è niente male se considerate che una delle skill page migliori che si giocano è quella che ti aumenta attacco 10%, no? Che poi sale ovviamente con le copie. Quindi questa qua, crit rate più attacco, è veramente buona a trovare, non mi dispiace per niente, devo essere onesto, anzi trovarne più di una non sarebbe male, ma non mi aspetto niente. Mentre per quanto riguarda Fana, allora il problema di Fana è che è blu, e io, noi il team blu, cioè per chi ha pullato Yami blu ce l'ha, e se non avete Yami blu Fana potrebbe essere ottima anche magari per farmare il dungeon rosso dell'equipaggiamento. Quindi in realtà se non avete Yami blu io la proverei Fana. Il problema è che insieme a Fana c'è Vetto, che è un tank che però non tanta e prende vantaggio quando gli alleati muoiono, che non è proprio una cosa da tank, ok? Nel senso da defendere, insomma, quindi non mi fa impazzire. La carta di Fana invece è interessante perché, allora, se la giochi su di lei, molto buona, perché gli dà chance di infliggere burn e poi il burn gli aumenta i danni che fa, e invece la passiva ti dà 10% attacco, che è esattamente come la carta che abbiamo tutti. Questo è molto carino, è esattamente come la carta che abbiamo tutti. Adesso fammi vedere se riesco a trovarla. Questa qui, no? Che è quella lì che si può farmare. Questa qui che c'ha adesso Yuno addosso, insomma. Quindi è praticamente una copia in più. Ora, serve? No. Se hai Fana è molto comoda, ma se non hai Fana onestamente non è il top, perché abbiamo letteralmente una carta che dà la stessa passiva ed è farmabile in un certo senso, no? Mensilmente. O comunque la puoi trovare, quindi Non lo so, è un po'... le mie idee su sto banner, vi dico quali sono le mie idee su sto banner. Vorrei trovare loro due, quindi qualche pull ce la butto. Se non li trovo, amen, pazienza, ci arrangiamo. Loro due li salterò, anche se Fana la vorrei giusto per collezione, ma non credo, insomma. Cioè, se non avete Yami blu, Fana la prenderei in generale per avere un DPS blu, perché lei è abbastanza carino il kit. Mentre Vetto purtroppo è un po' bad in generale, però... boh, se non abbiamo altre opzioni per il rosso si potrebbe anche usare, non lo so. E loro due invece per fare un team verde, fantastici. Se avete Mimosa e Rades ancora di più, perché siete a posto letteralmente, no? Poi in realtà sappiamo che ci sono chiaramente delle SR che fanno benissimo fanno benissimo il lavoro anche nel team verde. Comunque abbiamo la Mimosa di adesso che per il team verde non è niente male, e abbiamo Nebra anche per il team verde che non è niente male volendo, e abbiamo Valtos per il team verde che è fantastico in PvP, ok? Quindi diciamo che avere Raya come attaccante, avere Licht giusto per avere un attaccante verde degno da portarci in arena con quello che abbiamo già a disposizione di verde da poter usare, non è niente male.
Quindi, yep, il mio piano è provare a fare qualche pull per loro due. Non le faccio adesso perché le farò in live oggi pomeriggio quando vado live. E così, insomma, si vede insieme, si fa insieme, ci divertiamo un pochettino. E se qualcuno vuole pullarli in live, ci vediamo oggi pomeriggio. E se li avete già pullati o se, non lo so, se vi state tenendo le pull per il banner di duello, qualsiasi cosa sia, ci sta tranquillamente, ok? Comunque, volevo dirvi un po' la mia su perché prenderò o meno, o perché voglio o meno questi personaggi qui, insomma. Quindi penso di aver detto tutto. Fatemi sapere un po' voi cosa volete fare. Io onestamente, essendo abbastanza un amante di Black Clover, Licht lo vorrei, giusto perché è Licht. E Raya, vabbè, Raya è forte, quindi a livello di gameplay lo vorrei. Fana, mi dispiace skipparla. E a meno che non tiro una 10 per qui e li trovo tutte e due, allora gli tiro anche una 10 per su Fana, ma non succederà mai. Oddio, per carità. Vai, vediamo. Non credo, però non mi... Qualcosa mi dice che sarò sfortunato in questo banner, vedremo un po' come va. Ma comunque fatemi sapere la vostra, noi ci becchiamo al prossimo video o alla prossima live. Grazie mille a tutti per aver guardato. Bella.